Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le pastiglie Mail usate in questo video nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva d'apertura del cofano e aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Svita i dadi delle ruote posteriori. Per cambiare le pastiglie dei freni posteriori su questa auto bisogna rimuovere le ruote per avere un accesso completo. Solleva la parte posteriore dell'auto. Appoggia l'auto sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Prima di cominciare sblocca il freno a mano, altrimenti l'operazione sarà impossibile. Per i veicoli dotati di freno a mano elettrico, bisogna mettere la pinza dei freni in modalità manutenzione usando uno strumento di diagnostica. Per farlo, ti consigliamo il nostro video Mettere in modalità manutenzione un freno a mano elettrico. In questo modo potrai reinserire il pistone in un secondo momento per montare i nuovi inserti. Sblocca la pinza del freno. Per farlo usa una chiave a bussola con bussola da 13 e una chiave inglese da 15. Rimuovi le bussole guida. Fai leva con un grande cacciavite piatto per staccare la pinza dal suo supporto. Adesso puoi rimuovere la pinza. Rimuovi le pastiglie, facendole scorrere via dal disco. Usa un cacciavite piatto per rimuovere le molle antirumore. Usa una spazzola metallica per pulire le estremità del supporto delle pastiglie. Prima di montare le nuove pastiglie, devi far rientrare il pistone per poter sostituire la pinza. Monta gli antirumore sul supporto. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti Mail utilizzati nel video nel link nella descrizione. Prendi le nuove pastiglie. Spalma del grasso ramato sulle estremità delle nuove pastiglie. Inserisci le nuove pastiglie nel supporto, facendole scivolare dentro. Bisogna verificare la scorrevolezza delle bussole guida e lo stato delle viti stesse e della gomma di protezione. Se sono usurate, conviene sostituirle. Adesso rimetti a posto la pinza. E riavvita le bussole guida. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Pulisci entrambi i lati del disco con un detergente freni e uno straccio per rimuovere il grasso depositato durante il montaggio delle nuove pastiglie.
Ripeti l'operazione dall'altra parte. Adesso bisogna riattivare il freno a mano elettrico. Per farlo, ti consigliamo il nostro video Mettere in modalità manutenzione un freno a mano elettrico. Dopodiché rimonta le ruote. E fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco. Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Yustool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.